Bene, adesso vediamo altri aspetti ovviamente della Campania. Campania che è una bellissima, bellissima regione. Tutto il sud è stupendo, ragazzi, però la Campania veramente deve essere interessante, anche se non ho avuto occasione di vederlo. Vedete, recentemente ho letto questa rivista, Il Grande Sud dei Borboni, dei Borbone, anzi, che magari vi porterò a scuola l'anno prossimo. Okay? E sapevo, insomma, che era bella la Campania, eccetera, ma qui ho visto un sacco di roba veramente interessante. Allora, vediamo un po'. Purtroppo ci sono anche cose molto molto brutte. Io comincerei da un po' di storia. Allora, abitanti della Campania, ovviamente sulle coste, galli, no, giapponesi, germani, no? Giullari, greci, ovviamente, perché Neapolis, nuova città, è Napoli, ok? Però, mentre sulle coste c'erano i greci, all'interno c'erano sempre loro, i famosissimi, i nemici di Roma, i Sanniti, eccoli qua. Ok? Allora, clima della Campania è ovviamente mediterraneo, ok? Clima del Tirreno, eccolo qua, clima tirrenico, mediterraneo, questa è la Campania. Lor signori si ricordano sicuramente perché il Tirreno è più caldo dell'Adriatico, vero? Non perché è più a sud, vedete che la differenza è minima, ok? C'entra una mazza che sia nord o a sud. Il Tirreno è più caldo perché è più profondo e quindi mantiene più a lungo il calore. Primo, il Tirreno è più caldo perché non vi sono i grandi fiumi del nord, come il Po, l'Adige, eccetera, che invece sono nell'Adriatico. E terzo, il Tirreno è protetto, grazie agli Appennini, è protetto dai venti freddi del nord. Ad esempio, la bora che soffia su Trieste, non arriva fino al Tirreno. Bene, allora, problemi di Napoli, sovraffollamento. Voi abitereste in casa di questo genere? Ok? Io no, sinceramente, è devastante. E poi disoccupazione, disoccupazione, disoccupazione. Già viviamo adesso in un periodo, sapete bene, difficile per l'economia a causa dell'epidemia di Covid, ma già la Campania già era messa male. Immaginate cosa potrebbe accadere. Allora, poi altri problemi, ok? I rifiuti. Per fortuna, recentemente, negli ultimi 2 anni, la cosa, non dico che è risolta, ma è meno un'emergenza. Ma veramente vi assicuro, chiedete ai vostri genitori, ok? Al telegiornale si vedevano le montagne di rifiuti. Adesso vi faccio vedere alcune immagini. Questo è un chiaro esempio di mancanza di servizi, capite? Questi sono tutti rifiuti. Immaginate i turisti che arrivavano e si trovavano i cumuli di rifiuti. Un po' quello che sta accadendo a Roma, è un po' quello che accade purtroppo anche in Sicilia, però in Sicilia li nascondono. Li nascondono nelle strade di provincia, diciamo così. Guardate che roba. Impressionante, eh? Ma è tutta puzza, eh? Quella è tutta roba che puzza. E poi i vicoli, ad esempio, i quartieri spagnoli, che una volta erano dei bei quartieri, adesso sono dei vicoli microscopici con le macchine parcheggiate, casino, gente che va e viene, rifugio di delinquenza. La polizia, ad esempio, non può entrare così, una pattuglia della polizia in 2 persone, devono andare lì in 20-30 perché è pericoloso, gli tirano i vasi in testa, ne combinano di cose di crude perché è rifugio di una forte delinquenza organizzata. Pericolosissimo. E tra l'altro spesso le macchine sono così parcheggiate che ad esempio le ambulanze o i vigili del fuoco non riescono a passare e sappiamo di episodi molto gravi di gente morta perché l'ambulanza non è arrivata in tempo, per esempio. Esempio chiarissimo del degrado di Napoli sono il quartiere Le Vele, okay, con questi edifici giganteschi, degradati, che adesso stanno finalmente demolendo un po' alla volta. Okay? Degradati perché devono essere la soluzione abitativa di Napoli, e invece erano, guardate qua, questo è l'interno, erano delle specie di, ma che ne so io, degli alveari di cemento fondamentalmente, dove succedeva di tutto.
rifiuti, spaccio di droga, vedete, ecco, queste sono le condizioni di vita nelle vele, guardate che roba, okay? Una banda di ragazzini con familiari, con qualche adulto, montagne di rifiuti nel cortile interno, cioè cose allucinanti. Altro problema come cavolo si chiama, di Napoli, della Campania in generale, ma soprattutto di Napoli, è come si dice, l'evasione scolastica, okay? La scuola, molti non vanno a scuola, e la presenza della delinquenza. Però la delinquenza non è solo delinquenza comune, è anche la cosiddetta delinquenza organizzata. Cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica c'è una gerarchia, cioè sono dei capi, okay, capi banda, che sono delle bande ben organizzate, strutturate, con delle persone anche istruite al loro interno. Spesso le bande, la delinquenza organizzata, che cosa fa? I capi mandano i loro figli a studiare, studiano, che so io, giurisprudenza, diventano avvocati, a volte purtroppo anche giudici, diventano poliziotti, cioè si infiltrano nelle strutture dello Stato in modo tale da aiutare la delinquenza dall'interno dello Stato. E come si chiama questa delinquenza organizzata in Campania? Si chiama Camorra, ok? Sono quattro le organizzazioni di delinquenza organizzata, chiedo scusa per la ripetizione, in Italia. In Campania abbiamo la Camorra, in Puglia abbiamo la Sacra Corona Unita, in Calabria c'è la 'Ndrangheta e in Sicilia c'è la Mafia. La Mafia, diciamo che tutte e quattro sono organizzazioni di tipo mafioso, di stampo mafioso. Recentemente questo sistema purtroppo si sta estendendo in tutto il paese, ad esempio a Roma, ormai a Roma c'è anche la mafia fondamentalmente, si sta estendendo comunque a nord Italia e anche in Germania e in altri paesi d'Europa, perché la delinquenza organizzata è molto ben organizzata. A queste se n'è aggiunta un'altra, che è la mafia nigeriana, altre due in effetti, la mafia nigeriana e la mafia cinese, che però per lavorare devono andare d'accordo con quelle italiane, perché altrimenti succede una guerra tra bande. Spero di essere stato chiaro, quindi Napoli e la Campania sono piagate dalla presenza della Camorra, ok? Allora, di che cosa si occupa la Camorra? Adesso vediamo una serie di, come dire, attività, ok? Ecco qua, questo è un disco dell'epoca, però giusto per dare l'idea. Allora, un disco musicale che si chiama Camorra, intitolato così, non lo so, non l'ho mai neanche sentito. Comunque, aspetta, va che abbasso un pochino, che così mi vedete forse meglio. Ecco. Allora, di che cosa si occupa? La Camorra si occupa di racket. Che cos'è il racket? Praticamente è chiedere il pizzo. Cioè, cos'è il pizzo? È il pagamento, guardate che dovete saperli questi termini, è il pagamento da parte di un commerciante di una specie di assicurazione sul suo negozio. Ok? Non presso una società di assicurazioni, ma presso dei delinquenti. Cioè, in pratica, questi delinquenti, i camorristi, vanno al negozio e dicono: se tu non vuoi avere incidenti, se tu vuoi lavorare senza problemi, ci devi pagare il pizzo. Cioè, ci devi pagare una certa quantità mensile. Ok? Questo si chiama racket, fondamentalmente. Se vuoi aprire una pizzeria in un dato quartiere, devi chiedere permesso alla Camorra. Ok? Questo non è che succede sempre, ovunque, comunque. Okay? Però giusto per dare l'idea di come funziona. Tu vuoi aprire la pizzeria, devi chiedere permessi anche al comune. Però il comune non ti dà mai il permesso, non ti dà mai il permesso, non ti arriva mai il permesso. Hai tutte le carte in regola, però non ti arriva mai il permesso. Come mai non ti arriva il permesso? Esatto, non hai chiesto aiuto alla Camorra. Okay? La Camorra o la mafia o l'andrangheta, quello che è, cosa fa? Ha i suoi uomini in comune, praticamente, e dice, o semplicemente gente che paga, che tira fuori, dice: guarda, il mio amico Gigino vuole aprire una pizzeria, okay? Tu che lavori in comune, dati da fare con i timbri, dagli il permesso e tanti saluti. Se invece non si è rivolto alla Camorra, chissà perché queste domande, queste pratiche burocratiche sono eterne, ci mettono un sacco. Ripeto, non è sempre così, grazie a Dio, però questo è il sistema. Che cosa ricevono in cambio di questo pizzo? Beh, protezione, nel senso che un negozio che è stato aperto col permesso della mafia,
o della camorra ha la sua clientela, ok? Quindi se tu devi andare a fare la spesa, la camorra ti dice vai lì invece di andare là, è protetto dai delinquenti comuni, raramente il balordo, il drogato, roba del genere va a rapinare un negozio protetto dalla camorra perché rischia la pelle. Che cosa hanno anche in cambio? Hanno, ad esempio, nei momenti difficili, aiuti. Questo periodo, sapete, il Covid ha fatto chiudere molte attività e lo Stato ha detto: noi daremo i soldi per le attività, le persone che hanno le attività chiuse. Purtroppo, molto più veloce dello Stato è la mafia, la camorra, eccetera. Questi negozianti che hanno dovuto chiudere sono stati sicuramente aiutati dalla camorra, okay, a sopravvivere. E quindi si sono legati ancora più strettamente. Il problema è quando questi negozi magari entrano in difficoltà, che chiedono i prestiti alla camorra, allora questi prestano i soldi, però chiedono i prestiti molto elevati e alla fine si impadroniscono del negozio tramite anche minacce, ok? Se non ci paghi, ti bruciamo la macchina, se non ci paghi, uccidiamo il cane, se non ci paghi, picchiamo tua moglie, eccetera, eccetera. Quindi non è bella gente, anche se ben organizzata e a volte appunto aiuta anche i poveracci, ok? Tanto è vero che, attenzione, se uno di loro finisce in carcere, la famiglia di quello che è finito in carcere viene mantenuta dalla camorra. Okay? La camorra provvede a dare da mangiare alla moglie, ai figli, eccetera, eccetera. Okay? Ecco, e poi lo spaccio e il commercio di droga, che rende tantissimo. Pensate che fare il guardiano durante l'attività di spaccio, cioè loro spacciano in un determinato quartiere, in una via, eccetera, eccetera, ma ci sono delle sentinelle, okay, per avvisare se arriva la polizia. Queste sentinelle prendono uno stipendio mensile che è il doppio del mio. Okay? Un ragazzino di 14 anni si mette lì, fa la sentinella e becca 2.000 euro, 3.000 euro al mese. Okay? Rendetevi conto. Questo sono per l'attività più semplice. Immaginate quanti soldi entrano. E poi si occupano ovviamente del traffico di armi, che tengono anche per sé ovviamente, del traffico di rifiuti che vengono, rifiuti speciali o rifiuti normali, insomma, che andrebbero smaltiti in un determinato modo, vengono presi, portati via, magari al nord per essere smaltiti in maniera illegale. Okay? Rifiuti tossici, stesso discorso, i rifiuti tossici andrebbero ovviamente trattati con una certa cautela, invece cosa fanno? Fanno finta di niente, li prendono, li portano sul camion e li mollano chissà dove, sottoterra, la famosa terra dei fuochi in Campania, si chiama così perché bruciano le scorie, bruciano i rifiuti, okay? E ci coltivano poi sopra le schifezze, ovviamente verdura avvelenata, insomma, cose allucinanti, ragazzi, o come dire, polveri velenose che ricadono al suolo, sull'insalata, sulle pecore, sull'erba che mangiano le pecore, eccetera, eccetera. È un disastro. E molto arriva anche al nord. E poi c'è anche il controllo della prostituzione, ovviamente. E, come vi dicevo, l'uso di tangenti, cioè io, capite, io camorrista, sono pieno di soldi, ho bisogno di un favore da parte di un uomo politico, di un amministratore. Non ho problemi, sono pieno di soldi, lo pago perché chiudo un occhio su certe situazioni, in un processo, dovete sapere. E poi abusi edilizi, costruisco dove mi pare, senza il permesso, o meglio con un finto permesso, okay, corruzione, eccetera, eccetera. E poi traffico di esseri umani, immigrati clandestini, che vengono, che arrivano, lo sapete, con le barche, con le zattere, con quello che capita. E spesso sono, diciamo, il loro movimento è organizzato e controllato dalle bande criminali, dalle organizzazioni criminali come la Camorra. Lo schema praticamente però potrebbe essere questo. Vedete, ragazzi, la Camorra si basa su una specie di circolo vizioso. Vediamo se riesco a spiegarvelo in breve, ok? Al centro di questo circolo vizioso c'è l'ignoranza. È sempre lì il punto. Dovete studiare. Perché è l'ignoranza che vi condanna. Se uno è ignorante, difficilmente trova lavoro, quindi rimane disoccupato. Il disoccupato è più povero. Se è povero, rimarrà ignorante e i suoi figli saranno probabilmente ignoranti. Il povero chiede, siccome non trova lavoro, chiede aiuto alla camorra. Ok? La camorra fa in modo che la gente rimanga ignorante.
gli fa comodo avere gente ignorante perché così entra al suo servizio. Ovviamente i capi dei camorristi non sono ignoranti, non sono stupidi, spesso e volentieri, come vi ho detto, mandano i loro figli a studiare, eccetera, eccetera, le persone di fiducia, ma la maggioranza degli altri stanno sotto. Ok? L'ignoranza porta a disservizi, ad esempio i rifiuti, il sistema fognario, non funzionano, che so io, gli acquedotti, i servizi telefonici, tutto quello che volete. Insomma, la sanità soprattutto, okay? I disservizi, okay? Alimentano la camorra e la camorra aiuta ad avere nuovi disservizi perché gli porta denaro. Cioè, mi spiego meglio, se non funziona, che so io, il sistema degli acquedotti, okay? Io organizzo il trasporto di acqua e vendo l'acqua. Abbastanza chiaro, no? E quindi faccio soldi vendendo acqua, al posto dell'acquedotto. È un esempio banale e stupido, ma succede anche questo. Ok? Bene, abbiamo superato il quarto d'ora, direi che per ora può bastare.